grazie a questo evento promosso dal Comune di Saronno, organizzato dall'Associazione Culturale Elianto, in collaborazione con Spazio Anteprima, gestito dall'Associazione Il Tassello. Elianto è un'associazione artistico-culturale attiva sul territorio dal 2003 e ha lo scopo principale di diffondere l'arte e la cultura in tutte le sue forme. Oggi siamo ormai giunti al quarto appuntamento di questa rassegna che si propone di generare, di favorire incontri ed incroci artistici, e proprio in quest'ottica è stato creato Le Voci del Fuoco, uno spettacolo ibrido, diciamo così, dove teatro, musica e reading poetico si fondono per dar vita a una pièce originale, un omaggio alle tre voci poetiche rappresentate, ossia Charles Bukowski, scrittore statunitense, dalla vita burrascosa, dallo stile inconfondibile, particolarmente duro e diretto, Simone Cattaneo, talentuoso poeta saronnese, scomparso a soli 35 anni nel 2009, considerato dalla critica come uno dei migliori poeti nati negli anni 70, ed infine Amelia Rosselli, poetessa italiana che ha fatto parte della generazione degli anni 30, morta suicida a Roma a metà degli anni 90. Ecco, qui la scena si svolge interamente al Bar Milton, luogo metafisico, luogo comunque di altra dimensione, dove fondamentalmente i tre poeti si incontrano, fanno conoscenza e rileggono in piena libertà espressiva i versi scritti in vita. Un modo quindi di avvicinarsi alla grande poesia contemporanea attraverso le voci di questi autori, interpretati per l'occasione da Chiara Angaroni, Simone Giarratani e Antonio Siciliani, accompagnati dalla chitarra di Marco Paiano. Ecco, a me non resta che salutarvi, ringraziandovi dell'attenzione, della partecipazione. Vi chiedo cortesemente, visto che abbiamo avuto un serio problema tecnico con i microfoni, quindi tutto avverrà a voce nuda, e io lo chiedo nel diciamo reciproco interesse, il massimo silenzio possibile. Tutto dura meno di un'ora, quindi non vi chiedo un grande sforzo, e nulla, buona visione e buon ascolto. Il suo cuore
Sì, è vero, ogni tanto fa un po' il rude, il burbero, il duro, ma alla fine ha un cuore gentile e un animo molto buono. Quando era sulla terra ha scritto un sacco di cose, romanzi, migliaia di racconti, centinaia e migliaia di poesie, e ce l'ha fatto. È diventato famoso da un capo all'altro del mondo. Il caro buon vecchio Hank. Caro, eccoti la tua bionda. Ah, grazie bambolina, ne avevo proprio bisogno. Beh, da quel che so, quello di bere è sempre stato il tuo passatempo preferito. Ma sai com'è? Quando succede qualcosa di brutto si beve per dimenticare. Quando succede qualcosa di bello si beve per festeggiare. Quando non succede niente si beve perché qualcosa accada, no? E si beve anche per scrivere, Hank? Qualche tempo fa un tizio mi ha fermato e mi ha chiesto: cosa fai? Come scrivi? Come crei? Non lo fai, gli dissi. Non provi. È molto importante non provare. Né per una Cadillac, né per la creazione, né per l'immortalità. Aspetta. E se non succede niente, aspetti un altro po'. Beh, Hank, questo è un tuo punto di vista. Ma dimmi un po', cosa stai scarabocchiando su quel foglio? Ma niente, sai, è solo una poesia, una delle tante. Il fatto è che mi sembra di scrivere le stesse cose che scrivevo quando ero in vita. Non lo so, sarà... come posso dirti? Forse perché da morti non ci è data la possibilità, l'occasione di scrivere qualcosa di nuovo, di originale. Non lo so, bisognerebbe chiedere ai piani alti. Bene, capita talvolta anche a me. Senti, Hank, a me le tue poesie piacciono tantissimo. Le ho sempre trovate pure, vere, senza troppi fronzoli. Ma perché non ti metti qui e ci leggi qualcosa? Io penso che anche a loro piacerebbe sentirti leggere, o no? No, no, guarda, non... io sono venuto qua per farmi un bel paio di drink e nient'altro. Poi, Amelia, guarda, non ne ho proprio voglia, lascia perdere. Dai, Hank, per favore, su via. Non fare il solito indolente. Una o due poesie, cos'è che ti costa? Ce ne sarà pur qualcuna che vorrai leggere. E va bene, va bene. Leggerò qualcosa. Lo faccio solo per te, Amelia, eh? Però guarda, questa la porto con me. Mi fa piacere avere un'amica fedele al mio fianco. Bene. Vomito di donna. Avevamo circa 14 anni, io, Baldi e Norman. Eravamo seduti nel parco del quartiere a bere birra rubata attorno alle 10 di sera. Poi vedemmo un'auto accostare al marciapiede, si aprì lo sportello e una donna si sporse e vomitò in strada. Me lasciò andare un bel carico. Per un po' restò lì. Poi venne fuori dall'auto e si avviò nel parco, zizzagava un poco. E sbronza, disse Norman. Scopiamocela. Ok, dissi io. Ok, disse Baldi. Avanzava nel parco sbilenca. Era massiccia ma giovane. Belle tette, belle cosce. Trapalante un po' sui suoi tazzi a spillo. Me la faccio, disse Baldi. Me la faccio, disse Norman. Allora ci vide seduti sulla panca. Oh, disse, e venne più vicina, attonita. Oh, siete solo dei bravi ragazzi, eh? Che ne dici di un drink, baby? Disse Norman. Oh no, ho bevuto troppo. Mi sento uno schifo. E ho litigato anche col mio uomo. E ondeggiava alla luce della luna. E che cos'ha lui che non ho io, chiese Norman. Non esagerare. Vieni qui, baby, ho qualcosa da mostrarti, disse Baldi. Io me ne vado, disse.
e fece per allontanarsi. Baldi saltò su, mezzo sfronzo per seguirla. Ho qualcosa per te, Baby! La donna si mise a correre, Baldi dietro. Quando provò ad acchiapparla, mancò la presa e urtò contro le sue grosse chiappe e cadde nell'erba. La donna raggiunse l'auto, accese il motore e sparì nella strada. Baldi tornò camminando verso di noi. Merda che troia, eh? Sedette con noi sulla panca, agguantò la sua lattina e buttò giù un gran sorso. Ne voleva! E come se ne voleva, disse! Hai fegato, Baldi? Dissi io. Pensi che tornerà? Chiese Norma. Ma certo, sicuro, disse Baldi. Vuole questo bel uccellone che ho in tasca! Non credo che nessuno di noi pensasse di vederla tornare, ma sedemmo lì a bere birra e ad aspettare. Eravamo tutti vergini, ma allora ci sentivamo dei portenti, lì seduti a fumare, svuotando lattine di birra. Più tardi saremmo tutti andati a casa a masturbarci, pensando alla donna nel parco, baciando la sua bocca al whisky, le sue gambe alte alla luce della luna, mentre la fontana del parco sputava acqua e i nostri genitori dormivano nell'altra camera da letto, stanchi di tutto. Basta! La posta aumenta! Lettere su lettere per dirmi che grande scrittore che sono! E poesie, romanzi, novelle, racconti, ritratti! Qualcuno chiede soltanto un autografo. Di meno, una parola. Altri mi propongono una corrispondenza permanente. Io leggo tutto. Io butto tutto. Faccio gli affari miei. So bene che è un grande scrittore. Nessuno è un grande scrittore. Può esserlo stato, sì, certo, ma scrivere è un'impresa che ricomincia da capo ogni volta. E tutti gli elogi, i sigari, le bottiglie di vino inviate in tuo onore non garantiscono come sarà la riga successiva, perché è soltanto quella che conta, la riga successiva. Il passato è inutile, siede sulla ginocchia degli dèi, mentre i secoli svaniscono nel loro maggio celere spazio. Stile. Lo stile è una risposta a tutto. Un nuovo modo di affrontare un giorno noioso o pericoloso. Fare una cosa a tuo stile è meglio che fare una cosa pericolosa senza stile. Fare una cosa pericolosa con stile è ciò che io chiamo arte. La corrida può essere arte. Boxare può essere arte. Amare può essere arte. Aprire una scatola di sardine può essere arte. Non molti hanno stile, e non molti possono mantenere lo stile. Ho visto cani con più stile degli uomini, sebbene non molti cani abbiano lo stile. I gatti ne hanno in abbondanza. Quando Hemingway si è fatto saltare la cervella con un fucile, quello era stile. Alcune persone ti insegnano lo stile. Giovanna d'Arco aveva stile. Giovanni Battista, Gesù, Socrate, Cesare, Garcia Lorca. In prigione ho conosciuto uomini con stile. Ho conosciuto più uomini con stile in prigione che fuori di prigione. Lo stile è una differenza, un modo di fare, un modo di essere fatto. Hey! Sei ai roni tranquilli in uno specchio d'acqua. O tu,
mentre esci nuda dal bagno, senza essere vista. Sì, 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 sì. Quando Dio creò l'amore, non ci ha aiutato molto. Quando Dio creò i cani, non ha aiutato molto i cani. Quando Dio creò le piante, fu una cosa nella norma. Quando Dio creò l'odio, ci ha dato una normale cosa utile. Quando Dio creò me, creò me. Quando Dio creò la scimmia, stavo dormendo. Quando creò la giraffa, ero ubriaco. E quando creò i narcotici, era su di giri. E quando creò il suicidio, era a terra. Quando creò te, distesa a letto, sapeva cosa stava facendo. Era ubriaco e su di giri, e creò le montagne e il mare e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, sì, ma quando creò te, nuda, distesa a letto, fece tutto il suo sacro. La tua vita è la tua vita. Non lasciare che le batauste la sbattono nella cantina. Nella cantina del dimenticatoio, nella cantina della rendevolezza. Stai in guardia. Ci sono delle vie d'uscita. E da qualche parte c'è anche una luce. Certo, non è una grande luce, ma vince sulle tenebre. Stai in guardia. Stai in campana. Gli dèi ti offriranno delle opportunità. Riconoscile, afferrale, e prima impari a farlo, più luce avrai nella tua vita. Noi non possiamo sconfiggere la morte, ma possiamo sconfiggere la morte in vita. Qualche volta la tua vita è la tua vita. Ce l'hai, sappilo. Tu sei meravigliosa. E gli dèi aspettano di compiacersi. Come sono andato, Hank, sei stato bravissimo. Grazie. Le tue poesie sono un distillato di vita vissuta. Bravo. Bene, allora significa che mi merito un altro giro di birra. Meritata, te la sei straguadagnata. Te la porto subito. Ehi, offerta dalla casa. Assolutamente sì, Hank. Thank you.
Sì, è occupata questa. No, ragazzo, quel posto è tutto tuo. Grazie. Ragazzo, perdona la curiosità, ma che cosa stai leggendo? Un romanzo favoloso. Chiedi alla polvere, di John Fante. Un capolavoro, davvero. Allora significa che ho fatto proprio bene a farti accomodare al mio tavolo. Non ho capito. Conosci Fante? Se conosco Fante. Fante era il mio dio! Con tutto il rispetto, ci mancherebbe. Ragazzo, io quel libro lo conosco praticamente a memoria. Qualche tempo fa gli ho scritto anche una prefazione, sai? Fammi capire una cosa. Tu hai scritto una prefazione a John Fante, eh? Allora tu dovresti essere... Oddio. Ma no, ma tu sei Charles Bukowski! Caro mio, in carne e in puro spirito, giovanotto! Ma tu puoi chiamarmi Hank. Tu invece come ti chiami? Io non ti ho mai visto da queste parti. Piacere. Simone. Simone Cattani. Simone Cattani. Sì, effettivamente è la prima volta che mi vedo qua. Sai, stavo camminando lungo il fiume. E a un certo punto, all'improvviso, ho visto l'insegna luminosa. Bar Milton. È come se fosse stata una calamita. E così sono entrato. Certo. Se ti trovi da queste parti significa che per forza di cose eri... un poeta, uno scrittore o qualche cosa del genere. Signori, non si entra in questo locale se non si è scritto qualche cosa di decente in vita. È la regola, signori. Beh, sì, scrivevo. Soprattutto poesia. Ah. Ma in realtà non ho pubblicato molto. Un centinaio di poesie. No. Significa che quello che hai scritto era più che sufficiente. Però tu sei molto giovane. Come mai ti trovi qui? Beh, sai, la terra non mi bastava più. Diciamo che ho voluto sperimentare l'ebbrezza del volo dal settimo piano di una palazzina. Capisco. È laggiù l'inferno, altro che qua. Però io me ne sono andato per una leucemia fulminante a 74 anni. Tu a occhio e croce avrai 34, 35 anni al massimo. Ma che vuoi che ti dica? Oramai è andata così e nessuno ci può più far nulla. In fondo siamo biglie di mercurio che si sciolgono nell'acqua. Hai ragione, ragazzi. Meglio averci sopra, va? Sì. Allora, giovanotto, visto che ci troviamo fra poeti, che idea ti sei fatta della poesia, della letteratura? Domanda difficile. Beh, fra poeti. Che idea mi son fatto? Vediamo. Io penso che la scrittura sia un gesto di eversione, di trasgressione. La lingua è come un coltello. Tutto il resto non è poesia, non è letteratura, ma soltanto la liturgia dell'intrattenimento. Hai ragione, ragazzo. L'arte ustiona, uccide, fa sterminio, cazzo! E non è un caso se siamo qua io e te a parlarne a questo tavolo, vero? Bravo, Hank! L'arte ustiona, cazzo! È l'unico metro estetico ragionevole in questo posto, in questo mondo, in questo tempo. Dove non si capisce più che cosa è bene, che cosa è male. Cos'è? È il dolore. Bingo, ragazzo. Ma lo sai che hai un cervello niente male tu, eh? Ragazzo, qui passano un sacco di poeti, scrittori, pseudo-intellettuali. La maggior parte di loro mi fa venire una tale noia. Ah sì, dai. Mi annoiavano da vivo e riescono ad annoiarmi anche da morto.
invece tu si vede che sei diverso. Sei asciutto, diretto. Beh, grazie. Insomma, si vede che hai qualche cosa da dire. Ragazzi, perché non ti metti lì e non leggi qualche cosa dei tuoi? Jonathan, sarà per via di John Fante, ma mi è venuta la curiosità di ascoltarti, di vedere la tua anima messa a nudo. Grazie. Beh, se a chiedermelo è il famoso Charles Bukowski, e allora come ragazzi, dire di no? Vai, vai lì, vai alle CIO e facci sentire qualche cosa di tuo. Dai fiato alle trombe! Va bene. Si è tagliata le vene e ha disegnato con il sangue sul muro che costeggia il mio palazzo dei dolci gabbiani d'amore. Non è servito l'intervento di pulizia del comune. Un po' di pioggia nella notte ha cancellato tutto. Chi fosse questa strana tipa non si è voluto mai sapere. Aveva solo una specie di ponteggio che le reggeva il vento. Sarà stata una grave malattia dal decorso fulminante. Certo che novizi, discepoli e santoni portano tutti gli stessi cognomi. Contraggono il viso ed è un omicidio. Credono nell'ospitalità di un'unica soluzione, una sola dimensione, una fatale emarginazione. Non è importante ciò che resta o si è fatto. Sono le cicatrici, su per giù visibili, disegnate sul corpo come una mappa di punti interrogativi che mi piombano addosso e mi inchiodano qui, davanti a te. Frontiere avide di dubbi latitanti che non puoi né risanare né ingabbiare. Nemmeno se ti plasmi una religione su misura, colma d'amore per i sudari e le leggi marziali. Di ruote, vicino al margine dei boschi. È quello che ricordo dell'ultima volta che ti ho vista, stropicciata e senza nervi. A contare quante dita delle mani servono per sollevare una tazza di caffè. È stato piacevole guardarti. Sono messo meglio di te.
La prima parola di latino che ho imparato è silenzium. Stava scritta su un pezzo di cartone giallo, attaccato al muro del bar in cui servivo da bere in estate. Silenzio, ossia silenzio. In un luogo dove grida, schiamazzi, scommesse e intrallazzi erano come luce all'alba. E suonava un po' strano per un bimbo coi piedi sulle spalle come me. Quando il bar chiuse, decisi di portarmi a casa quel cartello, ma non lo volevo rubare. Il proprietario era un amico che stava in piedi per grazia ricevuta e così gli feci la mia offerta. Un'offerta più che generosa per un pezzo di cartone logoro e sporco. Almeno una ventina di persone prima di me avevano fatto lo stesso e con cifre ben più consistenti. Per di giorno, ubriachi, zingari e ladri ad un'asta abusiva per un po' di latino. Alla fine se lo aggiudicò uno zingaro friulano in cambio di mezzo milione di lire in contanti. La vigilia di Natale incontro questo ragazzo nel bar sotto casa dove festeggio sempre le feste comandate, che mi tira fuori quel logoro cartello avvolto in una busta da supermercato. È per te, mi dice, ci tenevi tanto. Non capivo se mi pigliasse in giro o volesse chissà cosa. Mi sono girato e sono tornato a brindare con gli amici. La cosa, per me, era finita lì. Silenzio. Svegliato di colpo e ho visto le finestre aperte della camera da letto e un'aria densa e grigia che mi faceva tremare dalla testa ai piedi. La mia ragazza ucraina, nuda, sul davanzale, mi indica il confondersi senza retorica della luna con il sole, attraversato da un lampo dalle lane schiacciate. L'avrei voluta strangolare sul posto con la cintura dei pantaloni, se solo li avessi avuti addosso. Quindi le ho chiesto gentilmente di chiudere le finestre e di tornare a letto per un ultimo chiarimento. 2 giorni dopo l'ho prestata al mio migliore amico in cambio di 3 prime linee di Versace e di un aperitivo al bar, perché l'amicizia è sempre l'amicizia. Burkina Faso che muoiono di fame, non ne voglio sapere delle mine antiuomo. Se si scannassero tutti a vicenda io sarei contento. Voglio solo salute, soldi e belle fighe, giovani belle fighe, chiaro? E che gli appestati restino appestati
e malati siano malati e che bastardi che vivono in un polmone d'acciaio fondano come formaggio in un forno a microonde. Voglio bei vestiti, una bella casa e tanta bella figa. Buttiamo gli spastici giù dalle rupe, strappiamo fegato e reni ai figli della strada, ma datemi una Mercedes nera e quei vetri affumicati. Niente, niente piani per la salvaguardia delle risorse energetiche planetarie. Vorrei solo scopare quelle belle liceali che sfidano tutti sabato pomeriggio con la bandiera della pace! Non ho soldi. E la botta è finita. Ma sono un uomo rapace. Per le vacanze pasquali, 15 milioni di italiani andranno in ferie lasciando le loro coppe, case vuote. Alla fine non sono razzista. Bianchi, neri, gialli e rossi non mi interessano un granché. D'oro, mi guarda sorridendo una vecchia ucraina sull'autobus diretto alla Bobisaska. Parla e non capisco nulla, ma annuisco, sorridendo pure io. E poi mi mostra le fotografie che tiene nel portafogli. È mia figlia! Dice orgogliosa. Studia all'Università di Kiev. E queste parole le scandisce in un perfetto italiano. Peccato che conosca sua figlia. Spompina dietro la stazione Garibaldi per comprarsi Chanel numero 5 e imitare Marilyn Monroe. Ma suppongo che la giovane ucraina non si scopi nessun presidente americano né qualche senatore antiabortista. È strana la vita in primavera. I sensi si svegliano e il cielo sembra un grande fibrillatore. Ma sei un portento, eh? Le tue poesie sono colpi di bazooka, sono pugni allo stomaco, proprio come piacciono a me, ragazzi. Mi fa un grosso piacere sentirselo dire da te. Non grazie. C'è di che, ragazzo, complimenti, non c'è grazie, di che. Grazie. Hank, eccoti la tua bionda, caro. Oh, ah, ma vedo che hai fatto amicizie. Piacere, Simone. Amelia, piacere. Amelia, lui è Simone. Simone Cattaneo, un vero poeta, sai? Ha letto roba veramente forte. Si è messo lì e wow, rock and roll! No, quindi vuol dire che mi sono persa qualcosa di bello. Beh, però credo che ci sarà l'occasione di replicare ancora. Ma perché non organizziamo una volta o l'altra una bella lettura? Se Hank dice che sei bravo, tu sei bravo. Io di lui mi fido ciecamente. E fai bene, Amelia, fai bene. Ma questi fogli che cosa sono, eh? Niente, Hank. Sai, quando ero in vita, anch'io ero una poetessa. E volevo farti leggere qualcosa. Tutto qui. Ma stasera è la serata delle sorprese. Ma porco cane, Amelia, ma queste non sono poesie, sono scosse elettriche. Io dico, ma perché non me le hai mai fatte leggere prima? Simone, dagli un'occhiata, dimmi se non ho ragione.
Hank, perché non te l'ho mai fatta leggere prima? Non lo so, sai? Esiste il poeta della scoperta, quello dell'innovamento e quello del rinnovamento. Io mi definisco una poetessa della ricerca. E quando non c'è nulla di nuovo da scrivere, il poeta della ricerca non scrive. Qui dentro c'è un sacco di roba assolutamente nuova da dire. Simone, dai, dimmi il massimo. Assolutamente d'accordo. Vedi, la sua scrittura è diversa dalla mia, ma è anche diversa dalla tua. E comunque, signore e signori, qua c'è dentro grande poesia. Sai chi mi ricorda? Mi ricorda un po' lo stile della Sexton. O della Platt, o sbaglio? No, non ti sbagli, Simone. Guarda, io li ho lette entrambe e le ho amate moltissimo. Soprattutto la Platt. Simone, hai davvero un buon orecchio. E tu hai un gran talento. Mi dispiace. Mi piace solo per la tua vita. Prima, tuo padre, ucciso dai fascisti. Poi, la depressione. E infine il suicidio a Roma. Sai, mentre leggevo le tue poesie, mi è sembrato di vedere dei frammenti della tua vita. Io non so come sia successo, ma è accaduto. Perdona. Simone, capita. Capita a volte di vedere la vita di chi scrive mentre lo si sta leggendo. Per i medici ero schizofrenica. In realtà io non mi sentivo malata, ma avevo un vuoto dentro che mi seguiva come il più fedele dei cani. L'amore è un cane fedele che viene dall'inferno! Non c'è nient'altro da dire! Via, via, ragazzi, su! Non facciamoci prendere da queste tristezze inutili. No, quel che è fatto. Signori, ci hanno chiamato dai piani alti, sappiate che non si può tornare indietro! Ma dai, su! Poi qui non si sta così malaccio, no? No, dai. Se uno si sente un po' giù di morale, vede l'insegna del bar Milton, entra qua dentro, vede questa bella compagnia, si fa un paio di drink e tutto passa, dai, su, Amelia! Un paio, anche un po' di più, Se lo dici tu, eh? No, oh, Amelia, su, coraggio! Dai retta al venire! Dai. E poi, guarda, adesso fai così, eh? Prendi il coraggio a piene mani, vai lì e ci leggi qualche cosa di tuo. Dai, vedrai che ti sentirai meglio, dai! No, Hank, non è che me la senta. Io volevo semplicemente farti leggere le mie poesie. Andiamo, tutto qua, andiamo, basta. Ma sentitela. Non te la puoi mica cavare così, sai. Dai retta al vecchio Hank, eh? E poi scusa, come si dice, Simone, non c'è due senza tre. Prima ho letto io, poi ha letto Simone. Amelia, per forza di cose adesso devi leggere tu. Dai, Amelia. Amelia. Dai. Amelia. Dai. Oh, andiamo, Amelia. Non vorrei che questo vecchio si inginocchia a chiedere di leggere qualcosa. Guarda che è vecchio. Grazie. Mia fresca urina spargo i tuoi piedi e il sole danza. La finestra mai vorrà chiudersi per chi non ha il ventre piatto e io danzo incolume perché il sole danza.
perché la vita muliebre nelle sue piantagioni incolte, se lo sai. Un eve tebano si muoveva molto cupido nella sua fermezza, giro, 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 come tre grazie intorno al suo punto d'oblio. Serena la luna mi porgeva le sue ansie tributarie, ma se sereno il sole mi porgeva la sua candela placida, allora sereno mi si porgevano le ali del nero vasomotorio dubbio del leone, che tanto ingrandì che non più la sua cella poté fermarlo. Della luce era l'amore, l'inferno dell'amore era il sesso, l'inferno del mondo era l'oblio delle semplici regole della vita, carta bollata ed un semplice protocollo, quattro lenti bocconi sul letto, quattro amici morti con la pistola in mano, quattro stecche del pianoforte che ridanno da sperare. Primavera. Primavera è l'abbondanza. I tuoi canali storti, le tue pirete sognano d'altre avventure. Tu non hai mica la paura che io tengo dell'inverno quando abbrividisce il vento. Strappi rami gli orticoltori, semini disagi nella mia anima, la quale bella se ne sta in ginocchio. Provi a me stessa che tutto ciò che ha un fine non ha fine. Oppure credi di dileguarti, sorniona, nascosta da una nuvola di piogge carica sino all'inverosimile. Ma il mio pianto, o piuttosto una stanchezza che non può riportarsi nel rifugio, strapazza le foglie, che ieri mi sembravano voglie, tenerezze, ed ora sperdono la mia brama. Di vivere avrei bisogno, decantare anche queste spiagge o monti o rivoletti, ma non so come hai ucciso il tuo grano nella mia gola. Assomiglia a me che tra una morte e l'altra tiro un sospiro di sollievo, ma non mi turbo, o mi turbo del tuo sembrare agonizzante mentre ridi e bestemmia la gente. È più fiera di te che dello spazio che ti strugge portandoti tra le mie braccia. E io stringo una pallida mummia che non odora affatto. Escono semi dai suoi occhi, pianti, virgole, medicinali. E tu non porti il monte nella casa e tu non puoi fruttificare queste sorelle che ti vegliano. Se
sembri infatti un morto nella cassa. E io non ho altro da fare che di battere i chiodi nella faccia. Ho 20 giorni per fare una rivoluzione. Ho altri 20 giorni dopo la rivoluzione per conoscermi, mio piccolo diario sentenzioso. Tana per le fresche menti, le parole. Un pugno chiuso le garantisce la mia più imbattibile ragione d'essere. Il nemico le strappa le vesti. La felicità è un microorganismo all'interno dell'infelicità. E nel cimitero non sa smettere di essere felice. Perdonatemi, io vi amo, vi avrei amato, vi amo. Ho per voi l'amore più sorpreso che si possa immaginare. Vi amo, vi venero e vi riverisco. Vi ricerco in tutte le pinete, vi ritrovo in ogni dove, in ogni cantuccio. Ed è vostra la vita che io ho perso. Perdendola vi ho compreso, perdendola vi ho sorpresi, perdendola vi ritrovo. L'altro lato della pineta era così buio, rovinoso, solitario. Essere come voi per me non è così facile. Sembra, ma non lo è. Sembra così tanto facile essere così voi, ma per me tanto facile non lo è. Vi amo, vi amo, vi amo. Sono caduta nella rete del male. Ho le mani sporcate di inchiostro per amarvi nel male. Cristo non ebbe così facile disegno nella mente tesa al disinganno. Cristo ebbe con sé la spada e la guaina e io non ebbe alcuna sorpresa. Candore non v'è nei vostri occhi. Benevolenza era tanto rara, scambiando pugni col mio maestro, ma v'avrei trovati. Vi amo? Vi amerei? Tante cose nel cielo e nel prato ricordano amore che fugge, che scappa dietro le case. Dietro ogni facciata a vedere quel che mai avrei voluto sapere. Dietro ogni facciata vedere quello che oggi non v'è. Dimmi la verità. Hank, mi sento decisamente meglio, vedi ragione tu. Vecchio Hank non sbaglia mai. Sbaglia mai. Ah, ecco, ecco l'abbraccio. Nudo e vero, si spera. E cosa sarebbe poi questo abbraccio? Qualcuno direbbe simulacro, fuoco umano, forse altro, finzione da circo, gioco da salti in banco, ma sono solo domande, amici,
innocue domande delle nostre voci, domande fatte di ombre, fatte per ombre, che si fanno domani. Poesia che mi ha fatto dimenticare tutto il resto, ma avevo un appuntamento con Ernest. Ernest Hemingway? E chi altro, se no? Ragazzo, se ti va di conoscerlo, puoi venire anche tu. Ma certo che mi va, posso venire? Ma certo, mi fa piacere avere la compagnia. E sono certo che farà piacere anche a lui, ammesso di trovarlo sobrio a quest'ora, eh? No, penso che... Amelia, tu cosa fai? Vieni con noi? Magari, mi tocca il turno serale, chissà fino a quando ne avrò. Ma questo? Certo. Il turno serale è qui. Vabbè, Amelia, sarà per un'altra volta. Allora, ragazzo, accompagna questo vecchio mal ridotto. Ernest ci attende. Andiamo. Ciao Amelia! Ciao ragazzi, ciao Simone, ciao Hank, fate i bravi e tornate qui al bar Milton a trovarmi! Chissà se avrà una bottiglia ancora aperta, eh? La poesia. Cosa sarà mai questa poesia? Me la sarà chiesta centinaia, migliaia di volte. E una risposta ancora non ce l'ho. Nonostante abbia speso una vita intera a scrivere versi. Ma una cosa almeno credo di averla capita. Preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne. E i poeti, per quanto stralunati o pazzi possano sembrare, alla fine cercano soltanto di dare una forma, di dare una voce a quel fuoco, a quella fiamma che ci brucia dentro. Ecco. La poesia forse è proprio questa roba qui. È la voce. È la voce del fuoco. Thank you.
silenzio, spero che sia passato qualche cosa. E nulla, adesso c'è un DJ set, c'è un bel bar, ci vediamo di avere qualcosa. Yeah.